quarta puntata del nostro Sound On. Oggi abbiamo come ospite Edoardo Goldadiga. Ciao. Oh, applauso, applausi. Hai sbirciato per caso le altre puntate? Sì, qualcosa ho visto degli altri ragazzi. Qualcosina, ok. Qualcosina. Partiamo con una domanda facile. Quanto è importante la musica per te? No, è non è molto facile, no, in realtà. No, è importante perché comunque quando passo del tempo da solo o quando sono in macchina che faccio dei viaggi con la mia ragazza o anche da solo ascolto sicuramente della musica per passare il tempo. Poi anche durante il ritiro, prima della partita, ascolto certe canzoni che mi danno la carica giusta. E invece una cosa che manca tantissimo a tutti è viaggiare, ovviamente. E dove vorrai andare appena si potrà? Ma avevamo in mente di fare un viaggio lungo dall'altra parte del mondo con la mia ragazza, però purtroppo ora non possiamo organizzare niente perché, visto la situazione attuale, meglio rimanere in Italia e aspettare che tutto passi. Ok, allora ti faccio sentire una canzone. Penso che è una delle canzoni che ti accompagna durante il viaggio. Questo è Ho Hey the Lumineers. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my sweet. Che ne pensi? Molto brava. Ah, oh, grazie. Oh, tutte le volte dicono brava. E, allora, cosa significa questo testo per te? No, non ha un significato particolare, per me è una canzone che ascolto con la mia ragazza e è un pezzo che ci piace molto, quindi l'ho messa perché ci piace ascoltarla nei nostri viaggi. E invece so che c'è un pezzo che dedichi alla tua città, qual è? Io Vagabondo. Io Vagabondo, ok. Lo sapevo già, però ti faccio sentire. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Molto brava. Grazie. E quanto sei legato alla tua terra? No, diciamo, questa canzone l'ho messa perché comunque io vagabondo, perché diciamo che noi giocatori siamo un po' dei vagabondi, perché comunque continuiamo a cambiare città, non sempre, ma magari comunque durante la nostra carriera siamo spesso a cambiare delle città, quindi è una canzone che riguarda un po' noi calciatori e quindi l'ho voluta mettere. Invece riguardo la mia città sono comunque legato perché comunque la terra da dove nasci, da dove cresci è sempre comunque un punto di riferimento nella tua vita. Poi ci sta la mia famiglia, quindi è sempre un punto di riferimento. Ti faccio sentire una canzone. E chissà quanto ne hai visti, quanti ne vedrai, di giocatori che non hanno vinto mai. Hanno peso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro me. E sono innamorati da 10 anni di una donna che non hanno amato mai. Chissà quante ne hai vedute, chissà quanti ne vedrai. Ecco, quella è la... Era la leva calcistica del 68 di De Gregori. E ti ci rivedi un po' in questa canzone, per domanda? Sì, è una canzone che comunque parla di un calciatore, di,
Che sei? Che sono. E quindi che comunque dici di non mollare mai, comunque nonostante magari sbagli, come può essere un calcio di rigore. E quindi diciamo che mi rivedo comunque nella nostra carriera calcistica, ci sono sempre degli alti e bassi, e quindi quando ci sono dei bassi bisogna non mollare e continuare a credere nei propri obiettivi. Cosa diresti all'Edoardo bambino se potessi parlargli? No, io sono sempre stato un bambino abbastanza bravo, cioè sono sempre stato... Devo parlare con i genitori, no, prima, diciamo per che confermare. Sono sempre stato un bambino abbastanza obbediente, che ho sempre rispettato i miei genitori in qualsiasi cosa loro mi dicevano. E poi come bambino ho sempre creduto di fare il calciatore, quindi ho sempre cercato di evitare compagnie sbagliate e ho sempre cercato di... avevo un obiettivo, ho sempre cercato di inseguire questo obiettivo e diciamo che comunque in parte ce l'ho fatta e sono comunque contento di come sono cresciuto e di come mi hanno cresciuto i miei genitori. I Nomadi e De Gregori. Aspetta, perché poi comunque tanti non sanno che anche quando ero bambino ho preso comunque tante porte in faccia rispetto, cioè nel calcio sono stato comunque, non è stato tutto facile. Comunque quando ero piccolo, ad esempio, ero rispetto agli altri bambini, ero molto più piccolo rispetto a quelli della mia età e quindi mi chiamavano tutti nano. Questa è una cosa, sì, perché ho avuto il... Diciamo, i bambini sono crudeli, eh? Sì, sì, mi chiamano tutti nano, 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 perché ho avuto lo sviluppo più tardi rispetto a quelli della mia età. Quindi per il mio ruolo, per quello che faccio, non era comunque una cosa facile essere più piccolo rispetto agli altri. Però dopo, per fortuna, sono cresciuto e... per fortuna. È andata bene. No, ovviamente dovevi crescere ancora. Esatto. Poi ognuno ha il suo ritmo, il suo tempo. I Nomadi e De Gregori, ti piace quindi la musica d'autore? Sì, io diciamo che sono sempre d'autore. Più per la musica italiana. Mi piace cantare la musica italiana, anche se mia mamma mi dice sempre che purtroppo non devo cantare perché sennò faccio piovere il giorno dopo. È una cosa che si dice da noi, che è meglio che non canti perché sennò faccio piovere, perché sono un po' brustonato. Quindi, no, dai, vogliamo pioggia, quindi questa, quanto ci vuoi così. No, questa è una cosa proprio... Però mi piace la musica italiana, mi piace sentire pezzi di autori così. Adesso ultimamente un autore che ci piace tanto è... Ultimo, che sta andando molto mi forte. Mi piace un sacco la esatto. Scelta, Ultimo. Perché non hai scelto Ultimo oggi? No, non lo so. Sarebbe piaciuto farlo. A parte però questi cantautori, ascolti altri, a parte Ultimo? Sì, che... poi come dicevo prima, mi piace alternare il genere, quindi... Poi vai anche sulla musica latina, mi piace un po' tutto. Quello che... Reggaeton lo ascolti? Come? Reggaeton. Sì, reggaeton, sì. Ogni tanto mi piace, okay. Mi piace anche quello. Hai visto. Quindi puoi ascoltare sia reggaeton sia De Gregori, che vuol dire? Ora però tocca a me dedicarti un pezzo. Questo è il pezzo che ti dedico, dimmi se ti piace. When I bow down to prayer, I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. Grazie Edo, grazie a tutti per aver guardato e ci vediamo la prossima volta. Grazie. Ciao a tutti.